il titolo École de Champagne. L'esigenza di fare un corso di champagne nasce principalmente dal fatto che la degustazione dello champagne ha bisogno di un metodo particolare rispetto a quella del vino fermo. E quindi nel corso degli anni abbiamo verificato e analizzato insieme a tutti coloro che hanno partecipato a questo corso questa possibilità di descrivere questo vino adeguandolo alla sua produzione enologica. E infatti inseriamo fra l'altro in questo corso tutti quei passaggi che aiutano il degustatore a catturare quelle differenze sia in fatto di espressione enologica sia in fatto di espressione e sostanza organolettica lo champagne. Quindi si fa un percorso che riveste l'ambito della tecnica della degustazione nelle tre fasi. Si fa un percorso che riguarda l'essenza della creazione dell'assemblage champenoise, che è quello che forma e crea tutte le sfaccettature diverse di questo vino. Si fa un percorso sugli stili produttivi dello champagne, che investono quindi le varie differenze sull'uso del materiale per comporre poi la cuvée prima di andare alla presa di spuma. Si fa anche un leggero viaggio sull'abbinamento dello champagne con il cibo, visto che è sempre stato un prodotto destinato a celebrare qualcosa, invece può calarsi compiutamente nell'abbinamento con quasi tutti i cibi. E quindi è un viaggio che è scandito attraverso una serie di degustazioni mirata a focalizzare l'attenzione del degustatore sulle diverse sfaccettature organolettiche. Quindi ci sono tutti di champagne hanno una tipologia di produzione ed una espressione gusto olfattiva diversa e distante fra loro, in modo che saldino questo tassello che porterà poi chi frequenta questo corso ad essere capace di comprendere perché a lui piace quella tipologia di vino piuttosto che un'altra, rimanendo comunque obiettivi su ogni espressione enologica. Il corso, che si chiama dunque l'École de Champagne, si svolge in 12 lezioni, che sono quindi divise in due livelli: la prima parte mirata alla tecnica della degustazione, la seconda parte focalizzata principalmente sulle espressioni produttive, sulla storia del gusto e sulla storia delle uve dello champagne. Troverete tutte le informazioni sull'École de Champagne sul sito aestoscana.it.